seconda tappa del progetto residenze Sabrina Casadei, ovvero il rafforzamento di un'idea che era un'idea, diciamo, fino a quel momento della residenza, un'idea astratta, peregrina, che invece prende una forma più completa e sicuramente più matura con la residenza in Norvegia. Queste tele che si vedono in questa mostra sono il risultato di 3 mesi di osservazione, di immersione in una realtà che era sempre stata una realtà esteticamente vicina a lei, ma in forma immaginifica, e che improvvisamente diventa una realtà vicina, ma in forma concreta. Quanto i paesaggi che tu hai trovato lì già erano dentro di te? Può sembrare una domanda, però ha il suo senso, perché tu hai un modo di dipingere che in un certo senso ti ha spinto forse anche a cercare una residenza del genere. Però è affascinante questa coincidenza, questa chiamata sincronicità tra il fatto che tu già dipingevi qualcosa che ti era presente, quindi questo scatto poi come si è tradotto quando sei arrivata là? Probabilmente, sicuramente ho l'idea di andare in Norvegia, che non era solo cercare di arrivare ad una residenza d'arte, entrare a far parte di un programma di residenza d'arte, ma era entrare a far parte di un programma di residenza d'arte in Norvegia, quindi è stata molto mirata la scelta, ed è come se io avessi, messo tutto in quell'application che è andata a buon fine, perché volevo andare lì. Queste tele piccole si chiamano Floyen, che appunto rappresenta la montagna più alta che si vede, che sormonta il fiordo. Semplicemente ritratta in diversi momenti della giornata, tra uno stacco e un altro del pensiero e della mente, ma non so, a me dall'idea è questo quello che sono contenta di questa mostra, soprattutto perché è come se avessi un po' ricostruito il clima che ho vissuto lì per 2 mesi qui, insomma, quindi mi fa molto piacere esporre tutti i lavori insieme. Siamo riusciti, grazie anche a voi, a creare questo.